Ciao a tutti, bentornati su Martial Art Podcast, nuovo nome che ha preso il posto di Malti Marziali perché non potevamo bere troppe birre. E abbiamo con noi oggi Arturo Zarro. Ciao Arturo. Ciao Claudio, ciao a tutti. Allora Arturo, ci siamo conosciuti poco fa, 5 minuti fa, stiamo scherzando, qualche giorno fa, però la settimana scorsa. Sì, confermo. Tutti e due di Napoli, non ci siamo mai incontrati prima. No, tutti con lo stesso taglio di capelli, entrambi, vedi? La stessa barba è di Napoli, no, io Vabbè, sono. quando uno deve essere sexy, purtroppo Sono là si d'accordo. va, quello il look è quello. Sono Senti, d'accordo con te. Arturo, tutti e due napoletani, mi vuoi raccontare un attimo, racconta un attimo le tue esperienze marziali, come hai cominciato a fare arti marziali o sport? Allora, io ho cominciato da piccolino con il rugby e ho sulle spalle 22 anni di rugby in prima linea che mi hanno formato sia a livello caratteriale che sportivo. E i valori che mi ha portato questo sport me li porterò dietro in tutti gli ambienti che io. In tutti gli ambienti sportivi, ecco, e da circa 7 anni frequento la Roger Gracie di Reggio Emilia, sono una cintura viola di Brazilian Jiu-Jitsu e Grappling e il mio maestro è Wesley Lopez di Reggio Emilia. Oh, E dal 2018-19 frequento assiduamente quasi tutti i giorni la palestra. ok. Quando poi siamo fatti la chiacchiera abbiamo scoperto di avere anche qualche amico in comune nell'ambito della lotta libera a Napoli. Sì, confermo. Io poi da giovane di fianco al rugby, essendo un amante di sport da combattimento, mi sono allenato spesso nella lotta libera, sia al circolo Ilva che giù allo stadio San Paolo. Abbiamo diversi amici in comune, perché non mi è mai piaciuto fare palestra pesistica, quindi ho sempre cercato di integrare il rugby con degli sport da combattimento. Quindi fin da piccolino ho frequentato palestre del genere, ecco. Fino a quando sei andato sotto allo Stadio San Paolo a fare lotta? Allora, secondo me avevo 15-17 anni, più o meno era nella fase adolescenziale, ecco. Ok. Parliamo ormai di un Allora, po' di anni. Arturo, oggi parliamo di arti marziali e in particolare grappling, giusto? Giusto? E disabilità. Confermo, sì. In particolare perché tu stai portando avanti, hai una visione della cosa molto precisa e stai portando avanti un progetto. Ti va di parlarcene? Sì, allora io sono sposato, ho due figlie, la bimba grande, la ragazza grande, l'adolescente soffre fin da piccolina di epilessia farmacoresistente grave, quindi vuol dire che i farmaci non fanno effetto come dovrebbero. E anche mia figlia è stata salvata dallo sport, da un'allenatrice, lei fa danza ritmica e lo sport la sta aiutando ad integrarsi in una società dove le persone con delle difficoltà cognitive, emotive e fisiche fanno difficoltà ad integrarsi. E mi sono detto, siccome tutti, a prescindere dalle federazioni nel mondo e dalla persona, tutti diciamo la stessa cosa, che Brazilian Jiu-Jitsu e Grappling è un circuito molto familiare che può aiutare le persone, non ti risolve i problemi, ma ti aiuta a risolverli. Quindi io ho detto, perché non integrare quello che è il mio vissuto, la mia condizione familiare con lo sport e provare a creare qualcosa che possa aiutare tantissime persone, perché lo sport aiuta l'atleta con disabilità e spesso ci dimentichiamo della famiglia o delle persone che sono intorno. Quindi quello che sto cercando di creare da 4-5 mesi è di creare una comunità sportiva intorno all'atleta, intorno alle famiglie, utilizzando il Brazilian Jiu-Jitsu e Grappling come strumento di aggregazione. Da un po' sto collaborando come volontario con un'associazione del territorio e ho tra le 20 e i 30 ragazzi da gestire con gli educatori durante le mie lezioni. Senti, pensi che il grappling o il BJJ in particolare abbia quel qualcosa in più che possa dare ai ragazzi disabili per una questione di propriocezione e contatto? Sì.
Allora, i ragazzi con disabilità hanno una sensibilità spiccata in confronto a chi non ha problematiche di salute. E quello che io ho capito in questa esperienza è che il Brazilian Jiu-Jitsu le aiuterà nel motivarsi, quindi di raggiungere, riusciranno a raggiungere determinati obiettivi durante gli allenamenti che porteranno a casa. I genitori mi fermano e mi dicono che i ragazzi, anche con difficoltà molto, molto gravi, parlano di quello che facciamo durante l'allenamento. C'è uno spirito di squadra molto forte e ai miei occhi non hanno disabilità. Io ci parlo come se fossero persone che non hanno difficoltà. E il Brazilian Jiu-Jitsu con il tipo di allenamento che si fanno in quasi tutte le palestre, gli dà una grandissima autostima e fiducia in se stessi, e questo lo sto vedendo con pochi allenamenti, perché ci vediamo 1 o 2 volte a settimana, un paio d'ore a ogni lezione. Mantengono molto la concentrazione anche ragazzi che soffrono di autismo, qualcuno ci sono diverse disabilità, ecco. E sono tutti molto molto attenti, contenti e felici, vanno a casa contenti, e questo è il mio intento. Ok, che tipo di disabilità ti trovi in genere in palestra? Voglio dire, al di là del fatto che magari se il progetto riesce a prendere piede in un certo modo e i numeri aumentano, sarà necessario in qualche modo dividere le classi. Ma Sono in linea di d'accordo. massima si riesce per esempio a fare un corso per persone che hanno disabilità diverse, per esempio un non vedente con una persona che è affetta da autismo. Allora, io sto andando in questa associazione che si chiama USAC, che si trova a Carpi da oltre 20 anni, e ci sono diversi educatori, quindi è proprio un centro di accoglienza con ragazzi, adolescenti e qualche maggiorenne di disabilità. Il problema della gestione delle classi special, come le chiamo io, è proprio questo. Io in questo momento riesco ad affrontare una lezione anche di 1 ora e mezza, 2, perché ho degli educatori a sostegno, altrimenti sarebbe quasi impossibile. Perché le disabilità, come le intende, diciamo, la società, non è solo chi è su una sedia a rotelle, un paraplegico, ci sono anche delle difficoltà cognitive. Magari non ci sono differenze o esigenze fisiche, ma a livello cognitivo e neurologico è tutto molto altalenante. Io stesso in famiglia abbiamo dei giorni che siamo al top e altri giorni dove a volte, se ci sono delle crisi epilettiche, fai fatica proprio a comunicare nell'ordinario. Quindi un po', diciamo, la missione è quella di accogliere tutti, perché sennò all'interno delle disabilità non faccio inclusione, ok? Quindi è un po' un controsenso dal mio punto di vista. Ci vogliono persone formate, ci vuole sostegno del territorio, perché un allenatore, pure che sia istruito, pure che, diciamo, si alleni sui tatami da tantissimo tempo, da solo non può. Se poi parliamo di difficoltà ed esigenze fisiche, quindi qualcuno che non ha un arto, un ipovedente, tutto, porti ad avere un rapporto quasi 1 a 1, e questo poi diventa una spesa per le famiglie, è quello che non voglio creare io, perché non bisogna ancora di più aggravare la famiglia. Quindi il progetto deve abbracciare il comune, il territorio, persone che già lavorano in un altro ambito, quindi non sportivo, ma nel sociale, con delle disabilità. Non so se ho risposto Sì, bene sì. Poi alla tua domanda. credo, come dicevo io, credo che comunque poi dipenda anche dai numeri. Eh sì, io con 30 ragazzi ho quasi 30 difficoltà e 30 esigenze diverse. Okay? Ci sono dei ragazzi che hanno problematiche fisiche, e quindi o io o gli educatori, fisicamente proprio, abbiamo un approccio di contatto differente, e quindi li aiutiamo. Io ho un ragazzo che cognitivamente è al 100%, ma è su una sedia a rotelle, e ha difficoltà motorie. Ha degli arti abbastanza rigidi. Io con lui ho difficoltà a fargli fare l'esercizio, perché lui vuole fare gli esercizi come tutti quanti gli altri. Io ci vado di fianco, lo prendo in braccio, lo prendo di fianco e facciamo tutti gli esercizi. Oggi noi ci siamo allenati per tutta l'estate su un campo da beach volley, quindi sulla sabbia, perché la struttura ancora non c'è, e
Ecco, questo ragazzo, io devo inventarmi dei giochi, devo inventarmi determinate cose affinché lui non si senta escluso all'interno di un contesto già inclusivo, quello che ti dicevo prima. Quindi la difficoltà è proprio quella lì. Quando ti abbracci a delle realtà, devi avere un'apertura mentale a 360 gradi. Non ci devono essere barriere architettoniche e devi avere un'immaginazione molto ampia. Perché poi i ragazzi ti cercano, cioè vogliono lottare con me, vogliono fare sparring con me. Non tutti possono, non tutti hanno le stesse caratteristiche. Certo. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è se in qualche modo tu ti sia accorto che c'era una ritrosia da parte dei genitori a vedere le arti marziali come un tipo di sport, un tipo di attività fisica in qualche modo non adatta. No, sì, sicuramente il mio modo di approcciarmi non è mai volto a un'arte marziale da aggressione, cioè nel senso io sono molto sensibile a determinate tematiche sulla difensiva, quindi tematica sulle donne, sulla disabilità, quindi il mio approccio non è stato neanche fai lotta al bullismo, no, io ho impostato il discorso per come io, come mi ha formato il mio maestro, quindi Brazilian Jiu-Jitsu. Ognuno di noi ha il proprio percorso, quindi ha vari step. Non mi sono approcciato con un metodo tradizionale di combattimento. Io sono sicuro che tra i valori del rugby e tra i valori del Brazilian Jiu-Jitsu, se spiegati e argomentati in una maniera corretta, non ci sono dogmi cioè, o barriere da parte dei genitori. Anzi, sono proprio i genitori che mi stanno chiedendo di fare lezioni private. Di fare delle lezioni aggiuntive. Quindi io fin dal primo momento ho trovato un'accoglienza davvero calorosa. Poi i ragazzi sono tornati a casa estasiati, quindi Quindi sono. si sono comunque accorti che c'erano dei benefici evidenti. Molto, molto. Ma fin dai primi momenti c'è un ragazzo che mi ha colpito che ha difficoltà proprio nella comunicazione, oltre a problemi fisici. Lo sentivo che parlava col papà e parlava di una tecnica di lotta in piedi, perché adesso noi lottiamo senza il kimono, perché mi è sembrato un approccio un po' più semplice, quello di lottare senza il kimono. Cioè, mentre tornavano a casa a pranzo, lui spiegava questa tecnica al padre, e il padre, cioè, agli occhi del padre, il figlio in quel momento era un supereroe. Quindi, e ne ho sentite tante di queste comunicazioni fra padre e figlio, tra madre e figlia, perché poi ho gruppi sia di ragazzi che di ragazze, cioè alleniamo, è un gruppo misto, e tutti hanno lo stesso atteggiamento, tornano a casa come dei supereroi. Ed è bellissimo per me, perché capisci che attraverso lo sport e l'essere umano noi possiamo portare tanto valore, tanto. E per me ormai sta diventando una missione di vita. A proposito di missione di vita, ci stavi raccontando prima che quest'estate ti sei allenato sulla sabbia, perché comunque non c'era la struttura a disposizione. Come allenarsi sulla sabbia nel BJJ? Allora, il primo allenamento è stato divertentissimo perché ci siamo allenati su delle mattonelle, ok? Era una sala con il teatrino, io ho portato un po' di tatami, un po' così, ma i ragazzi, poi mi sono dovuto inventare altre cose e ho detto no. Poi ho visto questo campo e mi sono ricordato del mio passato da beach rugby, da giocatore da beach rugby, no? Ho detto boh, vediamo. Alcuni ragazzi erano restii ad andare sulla sabbia perché gli dava fastidio proprio quella sensazione, perché come ti dicevo, chi ha delle difficoltà cognitive ha delle esigenze differenti, quindi qualcosa che per noi è ordinario a loro dà fastidio. E io ho detto, io alternative non ne ho. Lavorare su delle mattonelle è impossibile perché ci facciamo male, quindi quel trauma lì poi resterà nella mente impressa del ragazzo, e ho detto, ci buttiamo. Niente, si sono divertiti tantissimo, anche chi non andava mai sulla sabbia o sulla spiaggia o su quel campo, perché poi è un campo del circolo, e fin da subito si è divertito, perché poi mi sono portati i manichini, abbiamo dato i nomi ai manichini, quindi un manichino si chiama Tony, un altro si chiama Gennaro, quindi ne avevo due. No, ma le risate che ci siamo fatti, ogni Ciro tanto, Pasquale.
Ogni tanto qualcuno che si sporcava un po' di più, un po' di sabbia in faccia, un po' sulle mani, andava da parte da solo. Poi io magari me lo chiamavo io, magari un po' gli educatori, li stimolavo, anche perché quando non facevano gli esercizi io non dicevo no, poverino, no. Io per me sono persone, sono atleti in quel momento lì, quindi io li stimolavo a fare il di più, ma il di più in base a quelle esigenze loro. Quindi l'esercizio tutti l'hanno sempre portato a termine con le proprie particolarità e difficoltà. E poi la sabbia non è stato un problema. La sabbia è stato, anzi, un modo per poter fare delle tecniche in piedi, utilizzando i manichini o me come compagno di allenamento, affinché mi potessero accompagnare su un terreno abbastanza morbido. Quindi è stato bellissimo. È stata una sensazione bellissima. Senti, Gennaro e gli altri manichini erano quel genere di manichino che puoi trovare anche su Amazon, quel genere lì, quelli lì che devi riempirli, come funzionano? Sì, c'è uno con le gambe, quindi è proprio adatto al BJJ, quindi ho insegnato ai ragazzi a uscire dalla guardia e a fare alcuni gesti tecnici, e l'altro invece era per fare le proiezioni, perché al momento fra di loro lottano solo a terra. Quindi con le ginocchia a terra o nella posizione solita di guardia. In piedi fra di loro ho ancora un po' timore, perché ci sono dei ragazzi che pesano anche un pochettino, e ho paura che nelle cadute, nelle tecniche, diciamo, in piedi si possano far male. Quindi questi due manichini sono stati acquistati per questo motivo qui, affinché loro potessero fare le proiezioni anche da in piedi, e li ho riempiti con del cotone. È stata una follia, è costato più il codone che il manichino, e loro si divertono tantissimo. Ti volevo anche chiedere, per quanto riguarda l'autismo, molto spesso porta dei problemi ad avere contatto fisico con sconosciuti. Hai notato un miglioramento anche in quel senso lì? Sì. Ho un paio di ragazzi che hanno difficoltà a essere toccati e toccare, e durante gli allenamenti un po' si allontanano dal gruppo, è questo quello che ti dicevo, mentre io sono impegnato a lavorare con una coppia o con tutti in coppia, nel momento in cui il ragazzo si allontana dal gruppo io ho l'educatore a sostegno, quindi mi dà una mano affinché non ci siano pericoli, e quindi si lavora sempre in sicurezza. Ogni tanto provo a stimolarlo, quel ragazzo lì, e a volte viene e a volte no. C'è molta sensibilità in questo lavoro, quindi a volte devi spingere un pochino affinché scatti quel gioco, quel discorso di autostima, e a volte non devi spingere, perché se vai oltre poi il ragazzo fai peggio, quindi non puoi programmare quello che accadrà durante la seduta d'allenamento. Lo puoi, diciamo, programmare un pochettino in base a un programma che ti sei prefissato, ma poi quando hai diverse esigenze sul tatami devi essere bravo a inventarti sul momento. Ci puoi raccontare più o meno come funziona una lezione? Come cominci, più o meno la durata, e come distribuisci le varie fasi dell'allenamento? Allora, la durata è più o meno un'ora e mezzo, due. Due sono tante, ma non è un allenamento pieno, ci sono diverse pause. Perché nel momento in cui mi devo interfacciare con uno, due, tre ragazzi, che come dicevo prima si allontanano un po', i tempi un po' si allungano. È tutto molto rallentato da degli atleti che non hanno problematiche di salute. C'è una 10-15 minuti di riscaldamento, quindi riscaldiamo le spalle, tutto quello che è un riscaldamento solito a Brazilian Jiu-Jitsu, un po' di condizionamento fisico, perché comunque per me è importante anche... ci sono dei ragazzi che non fanno mai sport, cioè li vedi che non hanno strutture muscolari e ossee adeguate a qualsiasi tipologia di sport, quindi non sono da contatto, quindi lavoriamo un po' con dei pesi piccoli, da un chilo, da mezzo chilo, con le palle mediche da 2 kg, da 5 kg, lavoriamo col tiro alla fune, con un po' di flessioni, un po' di addominali, quindi un condizionamento fisico vero e proprio, ovviamente con delle sedute molto ridotte,
Dopo che abbiamo fatto riscaldamento e condizionamento fisico, partiamo con delle tecniche. Una o due tecniche in piedi, un paio di ripetizioni a ragazzo. Coinvolgo anche gli educatori, perché il ragazzo e la ragazza, quando vedono gli educatori approcciarsi a qualcosa di nuovo, sono più invogliati, perché ovviamente vedono nell'educatore quella persona di riferimento quotidiana. Quindi l'educatore è fondamentale. Io poi, portando mia figlia, loro mi conoscono da un paio d'anni, quindi non ho avuto il problema della fiducia nei miei confronti perché mi conoscono. Ma quando qualcuno è venuto a vedere gli allenamenti di estraneo, diciamo, al gruppo, i ragazzi dicono: "Ma tu chi sei? Cosa vuoi? Come mai sei qua?" Quindi l'educatore è fondamentale. Poi dopo, se uno o due tecniche in piedi, lavoriamo con una tecnica a terra. Ok? Quindi alterno o due in piedi e una a terra, oppure una in piedi e due a terra. Dipende un po', perché cominciamo poi ad avere già quei 50-55 minuti di allenamento. E dopo le tecniche a terra, dopo una o due tecniche a terra, sto iniziando ad impostare una sorta di sparring controllato, con un esempio di quello che potrebbe essere un torneo, ma alla fine vincono tutti. E sto iniziando a farli lottare a terra, in ginocchio, in posizioni da guardia da Brazilian Jiu-Jitsu, sia maschi che femmine, sia pesi diversi, un po' per farli abituare a quello che è un contatto vero e proprio, e si stanno trovando benissimo. Poi dopo, finito questo, chiedo se hanno ancora energie e vogliono lavorare un po' con me, quindi un rapporto uno a uno. E li faccio lottare un po' con me, ovviamente io li stimolo, non gliela do subito vinta, però è più che altro un approccio ad avere una persona con un fisico diverso, una persona che non ha difficoltà come le hanno loro, e loro non si sono mai tirati indietro, anzi, con me danno ancora di più il massimo, quindi riconoscono che c'è qualcuno lì a loro disposizione e vogliono approfittare del momento. Quindi non ho mai avuto problematiche su quello che è l'approccio sportivo. La mia più grande preoccupazione all'inizio era quella della comunicazione, no? Dice: "Ma io, sì, ragazzi, come faccio a spiegare un esercizio, a farglielo vedere?" Perché è stata un'esperienza nuova all'inizio, no? Ho Stavo per detto: farti questa domanda, poi ti spiego anche perché. "Guarda." Io ho detto: "Ai miei occhi sono sempre stati ragazzi normali." Perché me ne sono innamorato dal primo, se mi ricordo, la prima volta che li ho incontrati, c'è stata una ragazza che soffriva di sindrome di Down, che so, adesso non la vedo da un po', mi ha abbracciato in una maniera così calorosa, non ci conoscevamo, quindi lei mi ha abbracciato e da lì mi sono innamorato di suo gruppo di ragazzi, da lì che è partita l'idea. E quindi ho detto: "Io adesso sai che faccio? Adesso comunico come se la disabilità non ci fosse. Ok, mi dimentico completamente che sia una classe special." E così è stato. Cioè, loro riescono ad interagire con me senza problematiche. Ovviamente c'è chi dalla comunicazione poi deve agire come un atleta e fare, diciamo, il gesto tecnico. Non tutti la fanno alla stessa maniera. A me non interessa che in quel momento facciano il gesto tecnico pulito o completo, mi interessano l'approccio, mi interessa quindi che il ragazzo venga lì, che non abbia timore di affrontare una persona più grande di lui e che riesca a modo suo a portare a termine un esercizio. Quindi quello per me è fondamentale. Quando finiscono l'esercizio sono contentissimi e cercano tantissimo anche l'approvazione sia degli educatori che da parte mia, quindi è un continuo dire bravo, motivarli. Ma non sono complimenti finti, cioè sono proprio meritati, perché ci danno di più di alcuni ragazzi che incontro a volte in qualche palestra, cioè nel senso, c'è proprio un approccio, un mindset completamente differente a volte. In pratica, in questo caso il BJJ non è più il fine, ma è il mezzo per far arrivare questi ragazzi a fare determinate cose che altrimenti non farebbero. Sono d'accordo Quindi con te. diciamo che si parte dal presupposto opposto. Sono d'accordo con te. Stavamo parlando del metodo di allenamento. Hai mai letto qualcosa o visto qualcosa sull'approccio ecologico?
Sì, l'ho studiato con un corso con una federazione, non lo conoscevo. Ad aprile, marzo, aprile ho fatto un corso dove mi hanno illustrato questo tipo di metodo. Mi piacerebbe approfondirlo. Qualcosa lo facevo nel mini rugby, ma non conoscevo le basi, la formazione, cioè era un mio approccio e penso che possa essere molto molto d'aiuto. Infatti a breve conseguirò un titolo di tutor sportivo per disabili, è un corso che non è proprio sul metodo ecologico, ma ti approccia a quello che è l'inclusività all'interno di una società sportiva. Quindi tu puoi accompagnare il ragazzo che ha difficoltà fisica o cognitiva all'interno di una società già formata che ha poche problematiche di disabilità. E potrebbe essere uno strumento molto valido che va valutato caso per caso, probabilmente, perché la disabilità io la valuto caso per caso, quindi ci credo. Il maestro che me l'ha portata in formazione mi ha dato parecchi consigli, ecco. Oltre ad allenare ragazzi disabili, hai anche corsi ordinari con atleti che gareggiano? No, al momento no. La mia volontà è quella di inserirli all'interno di una struttura, come facciamo poi noi in palestra, cioè nel senso, noi cinture colorate, quando un ragazzo bianco si approccia ai primi passi e ai primi sparring, lo accompagniamo nel percorso come dei veri tutor. Quindi chi entrerà a far parte della mia scuola, fin dai primi minuti, capirà che potrebbe trovarsi dei ragazzi special all'interno delle classi ordinarie. Perché per me l'inclusività non è creare un mondo a parte per questi ragazzi. Ovviamente ci sono delle particolarità dove ci sono alcuni ragazzi che purtroppo non possono fare altro e quindi restano, diciamo, un pochettino nella loro vita, no? Ma chi può essere inserito all'interno delle classi ordinarie verrà inserito. Ci saranno delle cinture colorate che faranno lo stesso approccio con le bianche. Quindi accompagneranno questi ragazzi e li faranno crescere come atleti. Loro cresceranno come atleti e noi cresceremo come uomini e donne, perché ci insegnano tanto queste persone. Quindi è un po' questa la mia volontà, ecco. Ok. Sì. Prima di scendere nel dettaglio del tuo progetto, se ti va di parlarne, ti voglio chiedere una domanda molto semplice. Perché il BJJ? Perché BJJ? La scintilla che ti ha fatto sbocciare questo amore per il BJJ, qual è stato? Il lavorare sotto pressione. Io non ho avuto un'adolescenza facile, dopo l'adolescenza sono andato via da Napoli, con la nascita della mia prima figlia non è stata una vita facile perché io appena è nata ci hanno dato questa notizia e ci dissero: tua figlia potrebbe avere qualsiasi problematica, non camminare, non parlare, non sappiamo le lesioni cerebrali che tipo di conseguenza porteranno. E da lì io ho un carattere forte, soltanto che prendine oggi, prendine una, io avevo bisogno di canalizzare la mia rabbia in qualcosa di positivo. Avevo degli amici che si allenavano lì, dei ragazzi che gareggiano in modo professionistico nell'MMA, c'erano degli atleti di Brazilian Jiu-Jitsu, sono andato lì. Mi ha colpito sicuramente quello che il mio maestro ci dice, che la vita non è facile, no? Lui è un brasiliano e quindi ci dice sempre che la vita non è facile. E il Brazilian Jiu-Jitsu, quando tu sei sotto, con uno più grande di te che prova a sottometterti, o c'è uno strangolamento, c'è una leva, tu li devi ragionare, non puoi andare a impulso, cioè l'impulso lo canalizzi, ok, vai un po' a sensibilità, ma il Brazilian Jiu-Jitsu mi ha portato a ragionare in una maniera ancora più lucida di quello che era prima la mia personalità, quindi e a fine allenamento mi sentivo sereno, quindi il Brazilian Jiu-Jitsu negli ultimi anni mi ha dato una grande, grande, grande mano. Tante volte non volevo andarci perché magari durante la giornata c'erano state crisi di mia figlia, ma dovevo dare l'esempio a mia figlia perché non posso dire a mia figlia:
devi essere forte, devi combattere, devi reagire, e poi io sono il primo a mollare, no? Quindi io non ti nascondo, con molta emozione anche, tante volte all'inizio quando ero bianca che mi massacravano, cioè io pensavo a mia figlia che dopo una crisi si alzava da terra, che magari aveva sbattuto la testa, no? Infatti lo dico a mia figlia, dico, durante gli allenamenti ci ho pensato spesso, perché c'era la marrone, la nera, oppure una blu più forte, quello che era, però io non mollavo perché tu non mollavi. E quindi quel filo a distanza, quell'emozione a distanza ha fatto sì che io crescessi tecnicamente, fisicamente, e portassi sempre delle belle vibrazioni all'interno del tatami. Io non ho mai portato problemi nel tatami, anzi, cioè, io sono uno che motiva, sorride, non vado mai con muso lungo, e questo è quello che mi ha amplificato la mia personalità in Brazilian Jiu-Jitsu. Ok, scendiamo nel particolare del progetto. Abbiamo parlato dell'idea, no? Delle motivazioni che ti spingono a farlo. Raccontaci più o meno. Come intendi portarlo avanti? A che stai? Quali sono le difficoltà? Allora, ho fatto il giro di tutte le palestre della mia città. Io abito a Carpi, non l'abbiamo detto prima, in provincia di Modena. Mi alleno a Reggio Emilia, quindi sono parecchi chilometri di distanza e tutto. Il Brazilian Jiu-Jitsu a Carpi non esiste, non è mai esistito. E la difficoltà è innanzitutto convincere i titolari di palestre a farmi aprire un corso all'interno della loro struttura. Mi danno degli orari improponibili, perché ovviamente non conoscendo i benefici e il numero di atleti che oggi si allena nel Brasile a Jiu-Jitsu, mi mettono sempre nell'ultima ruota del carro. Poi quando parlo di disabilità mi fanno tutti quanti bravo, bravo, ma poi fondamentalmente non c'è sensibilità. Quindi ho trovato, sì, belle parole, ma poi a fatti pratici, a fini pratici, non c'è una grossa mano, ok? Diciamo che già partiamo con le arti marziali. Già, sì. Poi il BJJ spesso è associato all'MMA e quindi magari vai in una palestra non di arti marziali o sport da combattimento, ma una palestra un po' più fighettina. È ancora peggio. Metto la disabilità, metto la carta da 90 sopra, mi fa questo è pazzo, questo è un chissà che visione c'ha, quindi mi stanno dicendo, mi dicono bravo magari per non farmi arrabbiare, secondo me, ma alla fine se tu mi vuoi dare una mano mi dai uno spazio, ok? Poi capisco, quando parli con i titolari di palestra parli con degli imprenditori e quindi parla il dio denaro, e se devono inserire un corso di Brazilian Jiu-Jitsu per disabili o per atleti ordinari, loro guardano, ok, ma quanti tesserati mi fai? Qua, cioè, ok, ma il progetto va ben oltre, perché io voglio costruire un luogo di accoglienza dove si pratica Brazilian Jiu-Jitsu in primis, e poi ci saranno dei servizi correlati a favore della famiglia che non ha difficoltà fisiche o cognitive, oppure all'interno della società. Io voglio fare dei gruppi di autoaiuto anche tra genitori, quindi ho bisogno di spazio. E quindi se vuoi parlare di un discorso di business, un imprenditore sensibile al problema dovrebbe essere lungimirante. Io ho presentato dei progetti, fondamentalmente non ci sono spazi. Da giorni sto cercando una struttura dove poter accogliere queste persone, perché già in privato mi stanno iniziando a contattare le mamme, genitori, come ti dicevo prima. C'è un problema cioè, adesso c'è da mettere in piedi una struttura. Quindi o trovo io i fondi, o ci saranno degli sponsor che sono sensibili alla tematica, e quindi si aprirà questo centro diurno sportivo, chiamiamolo come vogliamo, a favore del Brazilian Jiu-Jitsu e della disabilità. Voglio portare in gara i ragazzi, quindi qua faccio anche un appello alle federazioni, che voglio iniziare a far capire che cos'è una competizione sportiva a questi ragazzi. Non so che tipo di preparazione avranno quando raggiungeranno, diciamo, la manifestazione sportiva, perché ci sono delle difficoltà oggettive, no, su questi ragazzi qui, però li voglio portare in gara, voglio far capire che cosa può fare il Brazilian Jiu-Jitsu a queste famiglie, che cosa può portare il buono a queste famiglie, al ragazzo stesso, alla ragazza stessa. Quindi il progetto è avviato e non mi fermo. Mi Ma piace. Arturo, per gara intendi gare ordinarie o gare per ragazzi con disabilità?
il primo passo è portare all'interno di una gara di ragazzi senza problematiche di salute un gruppo di ragazzi e quindi fare una dimostrazione di quello che loro sanno fare. Il secondo step è quello di creare un gruppo sportivo, cioè il gruppo sportivo c'è già c'è, ma io voglio creare un campionato in tutta Italia di tutti i ragazzi e ragazze che hanno delle difficoltà. Quindi o lo farò da solo, con tante difficoltà e con le persone che incontrerò nel mio cammino, oppure se qualche federazione in Italia ha volontà di affrontare questa tematica con me, io ne sono solo contento perché da soli non si va da nessuna parte. Bisogna che si crei un team che creda nel progetto e mi aiuti a portarlo avanti. Probabilmente sarebbe più facile se riuscissi a incontrare qualcuno che ha una palestra e che in qualche modo è coinvolto nello stesso problema. Sì, sicuramente. Si parte dalla mia città, perché io abito qua, e poi mi piacerebbe formare altre persone, cioè formare, poi mi piacerebbe aiutare e consigliare altre persone che credono a questo progetto. E io mi ci immagino che almeno in ogni palestra ci sia almeno un'ora special di Brazilian Jiu-Jitsu e un'ora di special Nogi. Cioè questo per me sarebbe un sogno. E sono sicuro che la palestra potrà ne trarrà beneficio sia a livello umano, Assolutamente, a livello assolutamente. di prestigio, se vogliamo parlare da titolari di impresa, quali sono i titolari di strutture, il prestigio che quella struttura riceverà in cambio, cioè se tu dai 2 ore a settimana di special a delle famiglie, tu ne avrai tantissimi benefici che non sono economici, perché poi devi gestirli economicamente in una maniera differente, ma porterai tantissimo valore alla tua palestra. Sì, Tantissimo. anche dal punto di vista dell'immagine, comunque è un qualcosa di diverso. Quello per me è il secondo step. Il primo step è che tu porterai delle emozioni e dei sentimenti che nella tua palestra in quel momento ci sono, ma sono differenti da quello che ti può portare un gruppo di ragazzi disabili. Cioè, quando ti abbraccia una mamma, un papà, dopo un allenamento e ti guarda con quegli occhi che è come se tu gli avessi dato chissà che cosa, gli avessi fatto un miracolo, perché tu a quella famiglia lì, quando hai preso un ragazzo o una ragazza ad allenamento, quell'ora lì, per quella famiglia lì, tu li hai liberati da una prigionia, perché la disabilità è una prigionia per le famiglie, ok? E sta diventando anche un problema economico. A volte la disabilità, per gestire una disabilità devi avere dei liquidi, perché a me ne ero preso l'idea da mia figlia, mi ha detto se tu vuoi far stare bene a tua figlia la devi far fare tante attività esterne alla famiglia, ok? C'è lo sport, c'è un hobby, ci sono le uscite familiari, cioè ho capito quanto una famiglia deve investire, cioè non è il fatto che tu non li vuoi investire, devi averli liquidi per poter far fare delle esperienze a degli adolescenti. Quindi lo sport è diventato costoso, le uscite, il tutor diventa tutto un meccanismo che si aggrava sulle famiglie. E finora com'è andata? Io non mollo, dalla mattina mi alzo con il mio perché si prendono batoste, cioè nel senso batoste a livello di problematiche oggettive. Quindi qualche locale sto iniziando a vederlo, e c'è l'acquisto del tatami, c'è la locazione della struttura, quello che poi tutte le palestre hanno affrontato agli inizi, quindi non è che ci sia qualcosa di differente. Quindi il territorio, come sicuramente anche in altre città, sarà sicuramente più o meno uguale, ha delle difficoltà per accogliere le arti marziali e poi in più le arti marziali con disabilità. Quindi quelle sono le problematiche oggettive che ho in più in confronto a una persona che vuole aprirsi una propria accademia di arti marziali. E scuole o altre strutture, per esempio pubbliche, tipo palestre comunali, campi di pallacanestro, cose di questo genere, hai anche provato lì? Allora, palestre comunali si chiudono i bandi, almeno nella mia città a giugno. E devi avere una società sportiva già costituita con determinati 2 anni di attività, quindi devi avere una struttura
già costituita da un po' di tempo. E quindi io al momento questa cosa non ce l'ho, la sto costruendo, quindi vado un po' in ritardo e rilento. È anche vero che montare e smontare ogni volta un tatami diventa complicato, perché comunque io ho 20-30 ragazzi con disabilità al momento e quindi montare e smontare un tatami è complicato, e non posso farlo da solo. Ecco. Poi lo posso inserire all'interno di un contesto di allenamento, quindi i ragazzi mi danno una mano, ma ho comunque un orario limitato. E io le ho provate tutte, quelle che mi sono venute in mente. Al momento sembrerebbe che l'associazione, il gruppo sportivo storico che è nella mia città, dove fanno un po' di sport misto, atletica, basket, quindi l'USAC, possiamo usare degli spazi all'interno del circolo. A breve compreremo questo tatami lo montiamo, lo monto e lo smonto io, ecco. Però è una cosa che va al di fuori della mia struttura, cioè io vado lì, mi appoggio lì, faccio il volontario, do una mano, un paio d'ore a settimana e lavoriamo in questo modo. Quindi è una cosa un po' separata da quello che è la struttura. Ok. Per quanto riguarda invece dal punto di vista dell'assicurazione e dell'associazione, ci vuole una SD per poter fare qualcosa del genere? Come funziona? Sì, allora, se, non, allora se tu apri una SD, vigono le normative vigenti attuali come se fosse una SD. Una chiacchierata col Comitato Paralimpico della tua regione, della tua provincia va fatta, perché comunque ci sono delle tematiche differenti. Il gruppo, l'associazione con cui diciamo sto collaborando, sto facendo il volontario. Sono 30, 20, 30 anni che esiste sul territorio, quindi hanno le loro assicurazioni, c'è la loro burocrazia interna, quindi c'è una sensibilità maggiore, ecco, su quello che è, ma poi fondamentalmente ti appoggia alle solite federazioni e enti associati. Arturo, a prescindere da questo, volevo chiederti anche, dato che comunque sei un grosso appassionato di BJJ, secondo te qual è la situazione del BJJ in Italia? Come la vedi? Come si sta evolvendo? Guarda, io ho visto diverse gare negli ultimi 2 anni, ne ho fatto un paio e secondo me ci stiamo muovendo benissimo, in una maniera ottimale. Sicuramente si può fare sempre meglio, ma secondo me le federazioni attuali in Italia stanno lavorando davvero bene perché ci sono sempre più appassionati. Non è più uno sport da old, perché anni fa c'erano più master e old, invece adesso vedo tanti ragazzi giovani e tanti ragazzi che sono molto allenati fisicamente, li vedi che sono ragazzi di 20 anni, che sono dei ragazzi, sono degli atleti, sono degli agonisti. Ho visto che iniziano finalmente a circolare un po' anche di soldi per gli atleti, perché comunque è uno sport duro e per arrivare ad alti livelli devi lavorare sodo, tu devi lavorare tutti i giorni, devi allenarti tante ore sul tatami. Quindi io potrei anche azzardare che il livello del Brazilian Jiu-Jitsu in Italia sia molto alto in confronto a tanti altri sport da combattimento, escludendo il judo e forse anche la lotta, soltanto che la lotta per me è ancora molto più di nicchia. Io lo vedo molto più avanti dell'MMA, per esempio. Io non parlo di giro di soldi, parlo proprio di numero di atleti e dei benefici che porta Di sì la livello. classe e il livello, cioè io vedo che il livello si è alzato tantissimo, tante cinture nere giovani e questo negli anni porterà tantissimi vantaggi e tantissimi nuovi corsi e tantissime nuove strutture. Fra 5-10 anni avremo secondo me un'esplosione della disciplina e potrebbe arrivare anche a livelli del judo. Il judo, ho visto che in diverse accademie, man mano che sali di età, di categoria, tendono un po' a sparire gli atleti all'interno delle società. Vuoi il tipo di sport, vuoi che comunque diventa complicato allenarsi avendo una famiglia e lavorando, anche lavorando. Però il Brazilian Jiu-Jitsu fa comunità, ecco, ha preso quello che era del bello dell'arte marziale.
ha preso quella che è un po' la parte folcloristica, se vuoi, brasiliana e tutto, ed è più divertente. Quindi, secondo me, stiamo lavorando bene. Hai provato a portare i tuoi ragazzi a vedere le competizioni? Perché è complicato muovere 20 ragazzi con i pulmini in giro per l'Italia. È complicato. Poi è un'esperienza che è partita da fine maggio, inizio giugno la mia, quindi volevo capire se effettivamente il progetto per i ragazzi e per i genitori potesse essere di valore per loro. La risposta positiva è arrivata come un treno, mi hanno travolto con le loro emozioni positive e quindi adesso aspetto nemmeno una grossa risposta, ecco. E quindi voglio portarli, però non voglio fare finte promesse e allungare troppo il brodo, perché sono ragazzi e ragazze molto sensibili. Quindi devi ponderare bene le parole, gli atteggiamenti e le promesse, perché una volta che parli se lo ricordano a vita. Non ci so, cioè, non ti puoi scusare, ecco, non ci sono giustificazioni. Senti, vuoi fare un appello? Sì, allora un appello a tutti gli istruttori di tutta Italia, provate ad inserire davvero un mini corso, un'ora a settimana, un'ora al mese, parlate con le associazioni del territorio e io sono qua disponibile se qualcuno vuole conoscere dei dettagli, la mia esperienza, quello che ho fatto e come l'ho fatto, non penso di poter insegnare nulla a nessuno. Mi piacerebbe solo raccontare la mia esperienza a livello emotivo, quindi io sono qui per avere un confronto positivo. Io non penso che le arti marziali debbano essere chiuse. Il rugby mi ha insegnato che lo sport è per tutti, cioè che tu sia di un'accademia o che sia di un'altra, a me poco interessa, che a te piaccia una federazione o un'altra, a meno ad Arturo poco interessa. La mia palestra sarà aperta per tutti, ovunque, razza, religione, non mi interessa. E proviamo a creare un qualcosa di bello per queste famiglie e questi ragazzi. Se qualche presidente di qualche federazione ha volontà di ascoltarmi in privato e capire se effettivamente c'è possibilità di fare qualcosa di un po' più solido, io mi rendo disponibile e mi piacerebbe portare avanti in Italia questo progetto. Poi parto dal piccolo, ovviamente, dalla mia città, poi. E quello che verrà non lo so. Ok, i tuoi contatti, dove sei, come possiamo raggiungerti e come possiamo contattarti? Ah, su Facebook e Instagram mi trovate come Arturo Zarro. Abito a Carpi. Poi non so, lascio il numero di cellulare. Se vuoi, poi tanto comunque. Per chi sta guardando questo podcast, tutte le informazioni sono nella descrizione sotto al video. Vabbè, tanto sui Quindi. social ci sono, mi trovate, sono disponibile per parlare con chiunque e quindi spero di ricevere e di conoscere nuovi amici, ecco, spero di conoscere nuovi amici che vogliono portare avanti questo progetto. Perfetto, ok. Arturo, facciamo così, noi ci siamo visti oggi, ci rivediamo da qui a X mesi e ci fai sapere come sta procedendo il tutto, se ti va. Ok, Affare fatto, sì. Sì, poi tanto io e te ormai i contatti ce l'abbiamo, quando torni a casa ci vediamo lì dai ragazzi. va bene, affare fatto. È stato un piacere. Grazie mille per l'opportunità. Arturo, grazie per essere venuti, grazie a tutti per averci seguito un'altra volta e ci vediamo presto e mi raccomando, diffondete questi progetti perché ne vale veramente la pena, è qualcosa di completamente nuovo e diverso all'interno del settore marziale, c'è già tanta difficoltà a convincere le famiglie a far fare arti marziali, quindi diamo anche la possibilità a ragazzi speciali di poter partecipare a questa bellissima passione che noi dividiamo da tanti anni. Arturo, grazie, ci vediamo presto e ci riaggiorniamo. Grazie a te. Ciao, io. Ciao, ciao, buona giornata. Grazie, ciao.